Come state, amici di Lai Social? Spero tutto bene. Mi raccomando, questa sera volume alto, perché parleremo di un argomento particolare. Innanzitutto presento l'ospite qui al mio fianco. Chi ci segue dai social avrà visto che abbiamo qui il consulente finanziario Fabio Tiozzo ai nostri microfoni. Benvenuto. Buonasera a tutti. Allora Fabio, è veramente un piacere, anche perché così ti posso bombardare di domande, anche perché è un labirinto il tuo settore. Quindi, allora, innanzitutto andiamo a spiegare magari alle persone che non se ne intendono chi è un consulente finanziario. Allora, buonasera a tutti, mi presento, sono Fabio Tiozzo, da oltre 15 anni sono iscritto all'albo dei consulenti finanziari e occupo appunto questa libera professione. E chi è il consulente? Una bella domanda. È uno so, che Fabio. Si occupa innanzitutto della pianificazione finanziaria, dell'analisi e diagnosi dei portafogli finanziari dei clienti che hanno bisogno appunto di essere assistiti e di avere un supporto costante e un'attenzione a quello che è quello che sono i propri investimenti. L'obiettivo, una volta conosciuto il cliente, è aiutare a costruire appunto uno o più portafogli in linea con i loro obiettivi, in linea con quella che è la loro propensione a rischio, proprio per raggiungere, certo, appunto, determinati obiettivi, giustamente. Ma Fabio, come ti sei avvicinata a questa professione? Che cosa che ti ha spinto a diventare consulente finanziario? Beh, allora, io sono laureato in economia e commercio qua a Venezia, Ca' Foscari, e ho iniziato perché dopo una brevissima esperienza di lavoro interinale in un'azienda mi si è data questa opportunità. C'era l'opportunità allora, parliamo di oltre 15 anni fa, un progetto giovani dove si dava la possibilità appunto a ragazzi giovani neolaureati principalmente in economia di iniziare un percorso per poi superare quello che è l'esame e l'iscrizione all'albo. E da là ho iniziato quindi da zero. È iniziata la tua avventura. Esatto, quindi non ho una provenienza, diciamo, bancaria, ma proprio una provenienza che dopo gli studi da zero sono partito e man mano mi sono fortificato, certo, e sono fatto le ossa e sono cresciuto. D'altronde in 15 anni abbiamo visto un po' di tutto, certo, nei mercati finanziari. E di esperienza ce n'è tanta. Esatto, Fabio, crisi, banche che sono fallite, certo, fusione, acquisizione, quindi abbiamo visto un po' di tutto in questi 15 anni. Però soprattutto, anzi, grazie alla presenza di un consulente che ovviamente deve fare una formazione permanente, deve essere assolutamente formato e preparato su quelle che sono tutte le nuove normative dal punto di vista, anche aggiornato, spesso, perché le normative cambiano di anno in anno, soprattutto dal punto di vista della fiscalità, della previdenza, che io mi occupo, esatto, molto, del passaggio generazionale, che è un tema che affronto perché mi viene richiesto molto dai clienti, che purtroppo è un tema che se ne parla troppo poco in Italia. Certo. L'Italia rispetto al resto dell'Europa è uno dei paesi con più basso tasso di passaggi generazionale, ma per cambio, per contro, un altissimo tasso di liti fra parenti e richieste di avvocati post morte del caro, perché purtroppo non viene pianificato in maniera corretta anticipatamente l'argomento. Oppure ci piace baruffare anche, Fabio, dipende dai due punti di vista. Però qual è la problematica tipo con la quale ti batti quasi ogni giorno? Beh, io quando incontro il cliente, incontro un cliente nuovo, principalmente parto dall'analisi e dall'analisi, diagnosi di quello che è il suo portafoglio, okay, presso appunto la sua banca. Vado a fare un'analisi di quello che è l'efficienza, la qualità, i costi che sostiene, certo, e soprattutto devo constatare se sono o no in linea con i suoi reali obiettivi, che tante volte magari sono anche ottimi strumenti ma magari non corretti per quel tipo di cliente. Di solito qual è l'obiettivo che ti chiedono? Beh, l'obiettivo primario è il mantenimento del potere di acquisto, okay, del proprio patrimonio. Oggi però, rispetto a qualche anno fa che l'inflazione era pressoché zero, adesso risentiamo nell'ultimo anno e mezzo un rialzo dell'inflazione, certo, quindi da una parte i rendimenti degli strumenti storici, parliamo del BOT che è lo strumento principe, i titoli di Stato ormai non hanno rendimenti, hanno rendimenti pressoché negativi, pensiamo oggi un BOT a un anno ha un rendimento che è sotto
meno 0,30, meno 0,35, quindi non è più la soluzione adatta a chi rispetto a qualche anno fa la prendeva in considerazione. Bisogna cambiare strategia. Assolutamente, ma anche questo è il bello, secondo me, del mercato stesso, il fatto che ti porta a cambiare dopo un po' strategia, giusto per distinguerti dagli altri. Io faccio sempre l'esempio che quando il paziente sta bene non ha bisogno del medico. Esattamente. Invece quando ci sono tutte queste problematiche che, ripeto, i rendimenti degli strumenti chiamati sicuri, certo, non esistono più o sono negativi, dove banche saltano e quindi anche obbligazioni di banche che una volta venivano promosse oggi non sono magari la soluzione più corretta, è necessaria la presenza di un consulente preparato che faccia un lavoro su misura, perché io ogni cliente crea un portafoglio su misura in base anche alle perché non c'è una strategia tipo, come hai detto, no, tu deve essere un vestito che si adatta al cliente. Esattamente, io ogni cliente vado a fare un'analisi dettagliata, un'anamnesi come il medico, certo, e solo dopo quello vado a consigliare quello che sono le soluzioni più corrette, facendolo in maniera libera, in maniera senza conflitti di interesse, proprio perché devo dare il miglior strumento in base a quello che è l'esigenza del cliente. Per essere il più trasparente possibile. Poi Fabio, c'è un messaggio o anche un consiglio che vorresti dare ai nostri ascoltatori, soprattutto sul tuo settore, soprattutto anche in questo anno, per questo 2018, di solito anche il consiglio che dai ai tuoi clienti? Beh, il consiglio che secondo me vale sempre, che promuovo da anni, è una ampia diversificazione dei propri, okay, investimenti. Il scegliere, scommettere un singolo settore, un singolo titolo è una scelta azzardata oggi più che mai, quindi avere un portafoglio veramente correttamente diversificato e decorrelato, e io praticamente faccio anche dei corsi di formazione ai miei clienti per acculturare, certo, un altro problema che abbiamo in Italia è la bassa cultura finanziaria. Assolutamente, specie quando si parla di finanziaria bisogna stare sempre all'occhio, soprattutto in un settore come questo. Nel Veneto ne sappiamo molte cose, non, certo, solo per due banche che non serve nominare, ma tutti sanno che hanno avuto problemi, ma anche di realtà recenti di truffe dove soldi sono spariti, quindi bisogna avere una persona che sia preparata, che ovviamente sia riconosciuta, quindi con un'iscrizione all'albo, con della documentazione che attesta che effettivamente ha delle competenze, e non fidarsi del primo che suona il campanello, certo, ma non so. No, Fabio, io avrei, siccome siamo in chiusura, io andrei a dare qualche dato ai nostri ascoltatori, così ti facciamo conoscere a più persone possibile, e poi ci salutiamo con l'ultimo domandone finale, perché l'ho tenuto proprio alla fine per fare gli effetti speciali. Ma prima di lasciarsi volevo, okay, anticipare il fatto che io da un paio d'anni ho, oltre a quello che è aiutare e sostenere i clienti nel raggiungere i suoi obiettivi, certo, grandi portafogli, il mio obiettivo è anche quello di aumentare la loro consapevolezza e conoscenza nell'ambito finanziario attraverso un percorso formativo e informativo. Proprio, okay, per questo sto facendo una serie di incontri periodici sul territorio. Certo. Ne ho fatto recentemente il mese scorso, ne farò il prossimo al Novo Hotel il 30 maggio, okay, alle ore 19, sul tema ad esempio del passaggio generazionale, in concomitanza anche con l'uscita del mio ebook, che sono sul, appunto, delle riflessioni sul, certo, passaggio generazionale, perché appunto è un tema che io sento molto, è importante, ho deciso proprio di trasmettere, certo, in maniera molto chiara alle persone. Anche perché, come abbiamo detto all'inizio, Fabio, è importante per evitare poi baruffe alla fine. Esatto, quindi esatto, meglio pensarci un attimino, meglio prima, poter scegliere in tempo, piuttosto, certo, che, dico sempre, far scegliere agli altri. Gli altri sono l'Agenzia delle Entrate, il fisco e l'Italia, quindi la normativa, ecco. Quindi scegliete voi, mi raccomando, amici dei social. Allora, vi diamo qualche dato in più, perché abbiamo qui, ve lo ricordo, il consulente finanziario Fabio Tiozzo ai nostri microfoni, che opera principalmente nella provincia di Venezia, Padova e Treviso, ma anche tutto il Veneto. Fabio, ti sposti? Assolutamente sì. Il numero è il 338-355-5390, amici dei social, mentre l'indirizzo email di riferimento è ftiozzo@fideuram.it.
www.radiocomando.it. Le coordinate social sono molte, quindi prendete carta e penna, perché non cambia quello che dovete fare, dovete lasciare un bel like, cambia solo il nome dei social. Allora, Facebook Fabio Tiozzo consulenza finanziaria e patrimoniale, Instagram fabio.tiozzo, l'account YouTube alla quale vi dovete iscrivere e lasciare un bel pollice in su, Fabio Tiozzo, e l'account LinkedIn Fabio Tiozzo. Adesso il sito web http://alfabetofideoram.it/fabio.tiozzo/. Giusto Fabio, corretti? Assolutamente, perché come hai detto mi avvalgo moltissimo delle nuove tecnologie, la mia attività è un'attività in evoluzione. Ovviamente prediligo quello che è il rapporto personale, certo. Ma tutti questi canali sono fondamentali per farsi conoscere e per trasmettere quello che è i miei servizi e la mia consulenza. Poi i social, specie nel 2018, sono importanti. Assolutamente. Bisogna usarli, poi anche bisogna aggiornarsi, come hai detto tu, è un costante aggiornamento. Comunque, Fabio, siamo in chiusura, chi c'è da salutare? C'è da salutare tutti i miei clienti che mi conoscono e saluto anche quelli che diventeranno magari. Assolutamente, assolutamente. Clienti nuovi e vecchi, così non si offende nessuno. Esatto. Fabio, che dire, grazie per essere stato qui con noi, per averci fatto anche un po' di chiarezza su questo argomento che è complicato, però l'hai spiegato in modo chiaro, l'ho capito io. Benissimo, mi fa piacere, proprio quello che volevo. Hola. Mentre per chi ci sta guardando in questo momento dai social, se abbiamo interessato almeno un pochino, lasciateci un bel like sotto questo video, commentate e condividete. Sempre sul pezzo, noi di Lei Social on Air sulla 92.4. Ciao a tutti!